Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura il consueto oramai bollettino relativo al coronavirus nella nostra regione. Ancora record di nuovi casi di coronavirus in Abruzzo. Sono 375 quelli accertati nelle ultime ore. Mai ne erano stati registrati così tanti in un solo giorno. Fino ad oggi il dato più alto era quello del 22 ottobre, 306 nuovi positivi. Altro record riguarda quello dei tamponi. Nelle ultime ore ne sono stati eseguiti ben 3.862, dato più alto di sempre. Il risultato positivo è il 9,7% dei campioni analizzati. Del totale odierno, 156 nuovi casi fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 116 a quella di Teramo, 43 al Pescarese, 35 al Chietino e 1 a un paziente residente fuori regione, mentre per 24 sono in corso accertamenti sulla provenienza. I nuovi positivi, 138 dei quali riferiti a tracciamenti di focolai già noti, hanno età compresa tra 5 mesi e 100 anni. Gli attualmente positivi al virus sono 213 in più rispetto a ieri e arrivano a quota 3.742. In ospedale sono ricoverati 246 pazienti, 18 dei quali in terapia intensiva, con un aumento di 2 unità. Gli altri 3.496 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Balzo anche dei guariti. Nelle ultime ore se ne contano 162 in più, per un totale di 3.455. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, predica prudenza e auspica un provvedimento riassuntivo del governo per quanto riguarda le misure restrittive anti-Covid. Anche in Abruzzo la situazione negli ospedali comincia a farsi critica, sebbene la Regione non sia ancora arrivata a livelli massimi di saturazione dei posti letto. Alfredo Primante. La situazione è difficile, lo diventa giorno dopo giorno, purtroppo ogni giorno aumentano i malati, sfondiamo ogni giorno il record precedente, è una tendenza che non accenna ad arrestarsi e a diminuire e quindi questo ci chiama a mobilitare risorse eccezionali e a dover prendere anche provvedimenti eccezionali. Mentre sarebbero in arrivo anche 4 squadre di medici e infermieri dell'esercito al servizio della provincia dell'Aquila, che attualmente è il territorio più colpito in Abruzzo dal Covid-19, e rinforzi per il personale amministrativo nelle ASL, il presidente della regione Marco Marsilio non vuole intraprendere la strada di un coprifuoco, così come è avvenuto in alcune regioni italiane, come ad esempio la Lombardia e la Campania. Il coprifuoco in Abruzzo lo credo che sia assolutamente inutile, anche perché si è già generato sia per effetto del DPCM che ha chiuso i locali della Movida, diciamo vieta dopo le 18 di stazionare fuori, ma anche perché c'è ormai una consapevolezza diffusa diversa da quella di qualche settimana fa, in cui molti pensavano con un po' di leggerezza di non aver bisogno di protezioni e di non dovere vivere con le necessarie precauzioni, e quindi se adesso si provate a circolare la sera nelle piazze delle nostre città le trovate sostanzialmente deserte. Però in Abruzzo la situazione resta seria, potrebbero scattare restrizioni qualora la curva del contagio dovesse salire ancora di più rispetto a quello che sta accadendo in questo momento. Fari puntati sulle scuole, il governatore vorrebbe che le lezioni venissero fatte con la didattica a distanza, anche se il Ministero più volte ha chiesto che le scuole restino aperte. Il pressing delle regioni dunque prosegue e anche Marsilio si iscrive tra i governatori che chiedono al governo di fare di più. Stiamo anche cercando di capire se da parte del governo ci sarà, diciamo, un provvedimento riassuntivo sul territorio nazionale che prenda atto di una situazione che si va ormai generalizzando. Alcune regioni sono arrivate prima di noi alla saturazione dei posti e hanno dovuto adottare provvedimenti molto restrittivi, addirittura qualcuna prefigura, non so se l'abbia già deciso, come la Sardegna, addirittura un blocco, il lockdown, tornare al lockdown generalizzato. Però con questa tendenza nessuno viene risparmiato e quindi anche l'Abruzzo, che ha resistito magari un po' più a lungo di altre, alla fine i posti si vanno esaurendo, anche perché non ci è stata data la possibilità di realizzarli nei mesi scorsi. Questo è un argomento che ho già sollevato e oggi dobbiamo fare i conti con questo problema.
Bambini seduti a tavola senza la distanza minima di almeno un metro è quanto hanno accertato i carabinieri del NAS di Pescara nelle mense di alcune scuole del capoluogo adriatico e di Teramo. Con l'ausilio dei servizi igiene, alimenti e nutrizione delle ASL sono state disposte le immediate rimodulazioni degli spazi con sistemazione degli studenti in sedie alternate fra loro. A Teramo inoltre è stata disposta l'immediata sospensione delle attività del laboratorio cucina e preparazione fino al ripristino delle necessarie condizioni e requisiti igienico-strutturali e organizzativi. I controlli nelle scuole e nelle mense hanno l'obiettivo di rilevare eventuali carenze igieniche e di verificare il rispetto di protocolli Covid. I governatori di Marche, Abruzzo e Molise questa mattina si sono riuniti a Pescara per discutere dello sviluppo infrastrutturale della dorsale adriatica. Vi sarebbe dovuto essere anche il governatore pugliese, ma ha dovuto declinare per questioni legate alla pandemia. Dobbiamo essere competitivi col resto d'Italia, queste le parole dei presidenti di regione. Il servizio di Giuseppe Dintino. Tre governatori insieme in Abruzzo non si vedevano da 20 anni. Il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, e il presidente della regione Molise, Donato Toma, sono stati ospiti a Pescara del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Non è potuto intervenire il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, perché è impegnato nella gestione dell'emergenza Covid. Obiettivo dell'incontro tra i governatori, quello di un'intesa sulla dorsale adriatica. Innanzitutto le ferrovie, mentre lungo il Tirreno i treni corrono a 300 km orari, lungo l'Adriatico non si raggiungono nemmeno i 200. Poiché occorrerebbe un ammodernamento della linea. Non solo trasporto su ferro, però anche l'autostrada subisce un gap in confronto alla costa occidentale. Sulla A14 infatti dall'Abruzzo in giù non esiste la terza corsia e poi vi è la questione degli aeroporti e dei porti, così da intensificare i rapporti con l'area balcanica. Firmato il protocollo d'intesa sullo sviluppo infrastrutturale della dorsale adriatica, le regioni dell'Adriatico, dicono i governatori, non possono più subire quello svantaggio competitivo con altre regioni italiane. Ma l'ultima parola spetterà a Roma, che deve decidere gli investimenti prioritari e ha il compito di intercettare e redistribuire i fondi europei. È ovvio che mentre ormai da qualche mese si prospetta questa possibilità di una pioggia di investimenti e di miliardi che dovranno permettere all'Italia nello stesso tempo di rispondere alla crisi economica provocata dalla pandemia e fare di necessità virtù, dotare, colmare il ritardo infrastrutturale, noi stiamo prendendo l'iniziativa per far capire che se c'è un pezzo dell'Italia che questo ritardo infrastrutturale ce l'ha più profondo e più marcato rispetto al resto è esattamente la dorsale adriatica centro-meridionale. Voi sapete che l'alta velocità e l'autostrada, la A14, praticamente oggi rappresentano un limite molto importante per le nostre regioni, soprattutto per Marche e Abruzzo, con tutti i problemi che si sono riscontrati sui viadotti, che si sono riscontrati negli ultimi 2 anni. C'è stata proprio un'interruzione sulla dorsale della capacità di rispondere alle esigenze delle comunità locali, delle economie, delle imprese, e credo che questo limite sia un limite che vada progettato e vada superato. E noi ci poniamo non in contrapposizione col governo, ma in posizione dialogante, dovrà ascoltare quali sono le esigenze e i bisogni di quest'area vasta, di questo territorio, dovrà necessariamente in questo momento in cui si parla di investimenti, mega investimenti infrastrutturali, recovery fund e quant'altro, dovrà necessariamente venire incontro alle esigenze infrastrutturali di quest'area. Ho chiesto al governo di prevedere risorse aggiuntive per la ricostruzione post-sisma che verranno dal Recovery Fund. Lo ha annunciato stamani il commissario straordinario Giovanni Legnini nel corso della videoconferenza con i sindaci delle cratere delle regioni coinvolte nel terremoto di 4 anni fa. Alla riunione, coordinata dalla sindaca di Ancona, presidente di Anci Marche e coordinatrice Anci Regionali, Valeria Mancinelli, hanno partecipato oltre 100 sindaci delle 4 regioni coinvolte con interventi dei rappresentanti delle ANCI regionali, Riccardo Varone per il Lazio, Nicola Alemanno per l'Umbria e Gianguido D'Alberto per l'Abruzzo, dei sindaci di Amatrice, Montalto delle Marche, Camerino, Colle d'Ara, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Treia, Pieve Torina e Ascoli Piceno. In riferimento ai poteri in deroga, ha detto Legnini, sto preparando 3 nuove ordinanze di ordine generale per poi procedere al testo unico che aprirà una nuova fase.
Cambiamo pagina, continuano le trattative nel centrodestra per chiudere il rimpasto di giunta a seguito dell'estromissione dal governo regionale di Mauro Febbo. Intanto dal centro-sinistra e dal PD si critica l'atteggiamento della maggioranza perché, dicono i Dem, si pensa alle beghe di partito piuttosto che ai problemi degli abruzzesi. Vediamo il servizio. Nonostante ci sia stato anche l'impegno dei leader romani del centrodestra per cercare una soluzione, la quadratura del cerchio per la sostituzione in giunta regionale abruzzese del defenestrato assessore Mauro Febbo non si è ancora trovata. Martedì potrebbe essere il giorno buono per la fumata bianca, a meno di improvvise accelerazioni delle trattative nel weekend. Lega e Forza Italia restano i ferri corti, troppo pesanti da digerire le scorie delle elezioni amministrative, troppo brucianti le sconfitte a Chieti ed Avezzano. Proprio la debacle di Chieti è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, soprattutto perché il delfino di Febbo, Bruno Di Iorio, non è riuscito ad accaparrarsi il secondo turno per una manciata di voti. Di lì il conto alla rovescia con il pressing leghista che si è fatto sempre più forte dentro e fuori i palazzi della regione dopo la sconfitta di Di Stefano, fino alla decisione di Marsilio di revocare a Febbo le deleghe al turismo e alle attività produttive. Ma la spaccatura sembra più profonda di quanto potesse apparire qualche giorno fa. Nel centrodestra potrebbero esserci movimenti non solo in giunta ma anche tra i partiti, con alcuni esponenti di spicco della Lega che sarebbero pronti a lasciare il carroccio come Campitelli. C'è poi la questione Fioretti, sarebbe lui il designato a lasciare la giunta ma non ci sta. Parallelamente Pietro Quaresimale spinge per un posto nel governo regionale, quello che gli era sfuggito all'indomani del voto nonostante l'ottima performance ed essendo stato il più votato. In Forza Italia da Mario sembra in pole per l'assessorato, anche perché il posto da capogruppo per stessa ammissione del diretto interessato, e cioè Mauro Febbo, è già stato prenotato e sarebbe proprio nelle more del divorzio consensuale da Marsilio. Spinge per entrare a Palazzo dell'Emiciclo anche l'ex sindaco di Atri, Gabriele Astolfi, che potrebbe beneficiare del rimpasto di giunta e mettere così a frutto il buon risultato delle regionali che gli è valso il posto del primo dei non eletti. In tutta questa girandola di nomi e posizioni da ricoprire, il centrosinistra va all'attacco, criticando la tempistica di una resa dei conti che si scontra con l'emergenza Covid-19 e che rischia di attirare su di sé attenzioni che dovrebbero essere dedicate, dice il capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, ai veri temi urgenti della vita dei cittadini. Intanto tutto è fermo, a dir la verità già tutto era lento, adesso tutto è fermo e dico io tutto è nel pallone, perché i debiti fuori bilancio si fanno per una convenzione illegittima con il Napoli, ma i grandi problemi non si risolvono. Le liste d'attesa per le famiglie e i bambini in fila sotto l'acqua per avere un tampone o per i vaccini che per esempio non ci sono e tante persone anziane debbono attendere che i medici vengano riforniti. È davvero vergognoso questo sconvolgimento delle priorità per questa giunta e nel frattempo la crisi non si riesce a risolvere, addirittura si è ventilata l'ipotesi di mettere un secondo assessore esterno dopo aver incrementato del 20% lo stipendio dei direttori delle ASL e del 10% di tutti i dirigenti e dei direttori regionali. Dal quartiere pescarese di Fontanelle il centrosinistra chiede l'apertura di una farmacia. Su tale questione vi era già un procedimento avviato dalla scorsa amministrazione che però adesso si sarebbe arenato. Situazione simile a quella delle periferie si vive anche nelle aree interne abruzzesi. Vediamo. È ancora attesa la farmacia a Fontanelle, nella periferia di Pescara. Nei quartieri popolari infatti scarseggiano quei presidi sanitari che durante questo periodo di emergenza assumono un ruolo ancora più importante nel tessuto sociale cittadino. Avevamo avviato il procedimento per l'apertura della farmacia a Fontanelle, rivendica il centrosinistra, ma con la nuova amministrazione tutto si è fermato. Delle 85 farmacie che dovevano nascere ne sono state assegnate soltanto 21. Ne mancano quindi ancora molte che riguardano soprattutto zone periferiche della città, ma anche aree interne della nostra regione Abruzzo, naturalmente divise per varie province. Solo sulla provincia di Pescara parliamo di Salle, Vicoli, Pianella, Cepagatti, insomma Bolognano, Brittoli e poi naturalmente siamo qui a Fontanelle perché nel 2012 venne portata avanti una grande raccolta di firme, oltre 2000 dell'associazione e anche della parrocchia per la nascita della farmacia che doveva nascere qui. La farmacia in un rione periferico di Pescara ma anche nelle aree interne è un presidio naturalmente sanitario, soprattutto importante in questo periodo di pandemia, ma anche un presidio di sicurezza e quindi nelle periferie cittadine si vive una situazione simile a quella delle aree interne della nostra regione. Gli abitanti dei centri meno popolosi e dei quartieri popolari si sentono cittadini di serie B, poiché privati dei servizi presenti nei capoluoghi. Proprio come qui a Fontanelle, anche appena era stata assegnata una quarta farmacia, però tuttavia questa farmacia non è stata aperta.
e proprio come a Fontanelle era stata individuata una zona non centrale, diciamo periferica, molto popolosa, però purtroppo questo servizio non è stato ancora aperto e non ci sono neanche rassicurazioni su quando verrà aperto. Il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio ieri ha firmato l'ordinanza con la quale sospende le lezioni in presenza in diversi istituti scolastici superiori della città marsicana fino al prossimo 13 novembre. Vediamo. Ma va a riguardare i 3/5 degli studenti delle classi secondarie superiori per tre ordini di motivi. Uno è quello di evitare assembramenti dentro gli autobus, due quello sui terminal, terzo quello di tenere le scuole con meno presenze. Questo significa che abbiamo fatto questo tentativo per vedere se la curva del virus tende a calare. Avvisato di questa ordinanza il Comitato Ristretto dei Sindaci alla presenza del direttore sanitario dell'ASL e l'ho fatta come tentativo di fare cose concrete, stare dalla parte degli studenti. Mi hanno praticamente chiesto eventualmente di prorogare questa ordinanza, li ho chiaramente rassicurati che vedremo come andrà il virus, se scenderà significa che abbiamo fatto bene, se dovesse chiaramente aumentare sarà competenza della ASL e della Regione adottare dei provvedimenti sanitari che chiaramente la norma, la legge li prevede. Si è riunito il comitato ristretto dei sindaci, lei ha preso parte come neosindaco della città di Avezzano, ha rappresentato in realtà tutte le criticità che la Marsica, l'area marsicana ha dovuto subire durante questa forte emergenza. Lei non ha usato mezzi termini, ha detto è stato tutto sbagliato. Beh sì, no, più che tutto sbagliato è stato tutto frenato, non è stato fatto nulla, non è stata creata una struttura per l'hospice, non sono stati fatti lavori per aumentare la terapia intensiva e portarla a 20, così come dice il decreto 34 di maggio, e quindi ancora abbiamo una terapia intensiva di 6, abbiamo dei problemi seri sulla lavorazione dei tamponi perché non li possiamo lavorare qui ad Avezzano, una popolazione che raccoglie 143.000 pazienti e altre cose. Ho sollecitato sia il direttore generale della direzione sanitaria a prendere più in considerazione, a muoversi per salvaguardare la sanità nel nostro territorio, salvaguardando anche e potendo contare anche sugli ospedali di Pescina e di Tagliacozzo. Lo hanno recepito, i sindaci del comitato hanno condiviso queste preoccupazioni, il direttore generale in particolare non può assolutamente sottacere ma deve dare delle risposte. Ed ora lo sport Serie B, altra giornataccia per il Pescara che colleziona il quarto stop consecutivo, ancora in casa, ancora tra le mura amiche, stavolta a passare all'Adriatico Cornacchia e il Frosinone. Possono partire le immagini, Pescara in campo con il nuovo modulo, il 3-5-1-1 con Maestro alle spalle di Bocic, Galano che parte dalla panchina, c'è un centrale in più ed è Jarosinski ad agire con Drudi e Scognamiglio, quest'ultimo preferito a Bocchetti. Ventola e Masciangelo sono i due quinti, in mediana Memusciai, Omeonga e Valdifiori. 3-5-2 per il Frosinone, in campo 3 dei 4 ex, Castanos, Zampano e Capuano. Carraro parte dalla panchina. Ciano e Novakovic, gli autori dei due gol, costituiscono la coppia degli attaccanti della squadra di Alessandro Nesta, e qui siamo al gol del vantaggio, al settimo minuto. Novakovic che vince il duello spalla contro spalla con Scognamiglio e serve un pallone che Ciano molto facilmente deposita in rete. Pescara che subisce ancora gol all'interno della propria area piccola dopo un pallone che era stato perso in uscita da Jarosinski. Il Frosinone va in area e con la coppia Novakovic-Ciano realizza il gol del vantaggio. Partita subito in salita, il Pescara sostanzialmente non riuscirà a reagire. Questo è lo sguardo interrogativo di Massimo Oddo. Poi ancora il Frosinone che
qui difende, c'è un'azione in area di rigore del Frosinone un po' dubbia, ma il direttore di gara fa proseguire una conclusione da lontanissimo, uno dei pochi interventi del pomeriggio effettuati dall'estremo difensore del Frosinone Bardi sulla sventola di Cristian Ventola. Ecco qui il volo plastico di Bardi, poi ancora Frosinone con questa nuova opportunità, un cross dalla sinistra da parte di Beghetto e Ciano che è in ritardo, poi ancora la squadra di Alessandro Nesta, stavolta l'affondo è sulla destra, un cross di Zampano, l'ex, il tocco con il braccio di Masciangelo fa proseguire il direttore di gara che evidentemente giudica troppo vicina la distanza e congruo il movimento del laterale biancazzurro. Si va negli spogliatoi con il Frosinone in vantaggio con il minimo sforzo e con il minimo sforzo a inizio di secondo tempo il Frosinone la chiuderà. C'è prima questo intervento di Fiorillo su un campanile piuttosto insidioso, la palla scendeva proprio nei pressi della traversa e poi da una palla persa in uscita dal Pescara, lancio di Maiello, Ciano, crossa per Novakovic, tutto sempre nei dintorni dell'area piccola, difesa che è assolutamente immobile, ma insomma non sono i problemi soltanto nella linea difensiva del Pescara, è tutto il complesso che non gira. Qui Ciano serve il pallone facile facile per l'incornata di Novakovic, il gol che chiude di fatto la partita ad inizio di secondo tempo. Ci sarà un'intera ripresa per reagire, ma il Pescara sostanzialmente non lo farà. Ancora lo sguardo di Massimo Oddo, tanto possesso palla. Da quel punto di vista il Pescara vincerà nettamente la sfida col Frosinone, ma per il resto di palle gol non se ne vedono. Qui anzi il Frosinone va vicino di nuovo alla marcatura, sarebbe stata la terza. Questo è un tiro dalla distanza di Maestro, ma facilmente bloccato in due tempi da Bardi. Nel frattempo, nel primo tempo è uscito anche Drudi dopo uno scontro con Castanos, infortunio che sembra grave quello di Drudi con una distorsione al ginocchio. Pescara che si è rimesso 4-3-2-1 con l'inserimento di Galano, ma davvero poco da fare. Nel secondo tempo entrerà anche Belloni che si impegnerà tanto, ma non avrà palloni da giocare. Questa è una conclusione ancora di Maestro, ma si arriva al triplice fischio di Gariglio, di Pinerolo. Frosinone batte Pescara 2-0, Pescara che resta ultimo a quota un punto. Nel dopogara le parole del presidente Daniele Sebastiani. Presidente Sebastiani, lei diceva qualche istante fa, dopo questa partita viene voglia innanzitutto di chiedere scusa ai tifosi. No, viene voglia, c'è da chiedere scusa, perché non dopo questa partita, dopo questo avvio, passatemi il turno, vergognoso di campionato, perché questa non è una squadra che deve fare queste figure. Noi non dobbiamo venire allo stadio pensando oddio speriamo che non prendiamo un altro gol. Questa è quella, l'idea che sta dando questa squadra in questo momento, e credo che onestamente nei componenti non abbia questa qualità scadente, per cui evidentemente c'è qualche problema che bisogna risolvere anche in fretta. In conferenza stampa il tecnico Oddo ha detto io morirò con questa squadra, andrò avanti con chi mi vorrà seguire. È sembrato di capire un jacuzzi nei confronti di qualche giocatore, probabilmente qualche senatore di questa squadra da cui ci si attenderebbe di più. No, no, adesso non cominciamo a fare i processi a chi obiettivamente non c'entra nulla, cioè, qui non ci sono senatori che vanno da una parte e allenatori che vanno dall'altra parte, abbiamo appena iniziato il campionato. È un gruppo che è molto coeso, sta bene, si allena bene, per cui bisogna trovare i correttivi per far ripartire questa squadra in tempi brevissimi. Serie C, terzo impegno di campionato per il Teramo che domani pomeriggio affronta al Bonolis la Juve Stabia, che giovedì ha vinto il derby campano con la Cavese. Paci ritrova l'ASIC ma non Bombaggi, e il tecnico ha in mente qualche cambio di formazione visti gli scontri ravvicinati di questa settimana. Ascoltiamolo. Allora sì, è una gara importante per tutte e due le squadre. Per noi è una gara difficile perché incontriamo una squadra che è forte, una squadra forte che l'anno scorso facevano la Serie B, e una squadra ambiziosa, una squadra con dei valori, e quindi è una partita molto complicata per noi, molto complessa. Dovremmo essere pronti domani a qualsiasi tipo di partita. Abbiamo recuperato l'ASIC e Gerbi inizia a star bene, inizia a vedere dei miglioramenti.
il tempo di migliorare, il tempo di riuscire ad esprimere il nostro massimo potenziale è lungo. Non è certo in 5 partite che noi possiamo vedere i miglioramenti di una squadra, anche se secondo me dall'inizio dell'anno si sono visti dei buoni miglioramenti. È una partita importante perché ci teniamo, è un'opportunità per noi perché incontriamo una squadra forte, con dei valori assoluti forti e quindi è un'opportunità per dimostrare di essere all'altezza. È un'opportunità per fare punti, è un'opportunità per continuare a migliorare e è una partita in quanto tale la prendiamo come giusta competizione. Sì, ho in mente di fare un paio di cambi in formazione, e più che altro per cercare di sfruttare inizialmente una maggiore freschezza fisica e siccome loro hanno uno svantaggio rispetto a noi che hanno un giorno in meno di recupero, io credo che la partita dal 60°-65° in poi sarà una partita diversa e lì giocatori freschi con condizione fisica buona possono spaccare la partita e quindi sì, sto pensando di fare qualche cambio. L'abbiamo preparata come prepariamo tutte le partite, studiando l'avversario e cercando di capire che partita ci attenderà domani. La Juve Stabia è una squadra che prova a giocare e quindi credo che sì, verrà fuori una partita giocata, non una partita sporca, non una partita sulle seconde palle e quindi si è preparata la partita cercando di seguire e di pensare che tipo di partita possa venire fuori e noi vogliamo far bene, vogliamo cercare di vincere più partite possibili. Io adesso non mi soffermerei sugli obiettivi, noi dobbiamo avere l'umiltà giusta per affrontare questo campionato, con la consapevolezza che ci sono squadre più forti di noi, con la consapevolezza che noi siamo una squadra che possiamo far bene, ma faremo bene se riusciremo a dare tutto in campo e ad essere la miglior squadra che possiamo essere, consapevoli del fatto che ci sono squadre più forti di noi, più attrezzate di noi e quindi l'umiltà e la voglia di sacrificarsi, la voglia di dimostrare ogni domenica deve essere grande da parte dei ragazzi. Saranno soltanto 5 le gare di Serie D in programma domani a causa dell'emergenza Covid. Rinviati i match di Vastese, Giulianova e Pineto con Notaresco e Castelnuovo che andranno a far visita a due marchigiane, il Monte Giorgio e il Castelfidardo. Jacopo Forcella. La quinta giornata del girone F di Serie D è più che dimezzata dopo l'impennata dei casi Covid nel torneo interregionale, sempre più a rischio anche in ottica recuperi e svolgimento delle giornate nelle date previste. Sono 5 i match che si disputeranno regolarmente domani. Atletico Terme Fiuggi Tolentino, Castelfidardo Castelnuovo Vomano, Città di Campobasso Matese, Monte Giorgio San Nicolo Notaresco e Olimpia Agnonese Vasto Girardi. Dunque sono solamente 2 le compagini abruzzese impegnate col Notaresco, privo dello squalificato Dos Santos e che prova a mantenere la prima posizione in classifica, considerando che solo una delle 2 formazioni appaiate, cioè il Campobasso, giocherà regolarmente, mentre l'altra, la Recanatese, impegnata a Pineto, ha visto rinviato il suo match. Per gli uomini di Epifani, trasferta nelle Marche contro una squadra tanto fragile lontano da casa quanto letale tra le mura amiche. Ma i rossoblù hanno nella faretra gli uomini adatti anche per colpire in ripartenza. L'altra abruzzese che scenderà in campo, il Castelnuovo, sogna di continuare una marcia sorprendente, ma poi neppure troppo, proprio alle spalle del terzetto di testa. Il Castelfidardo, altra neopromossa come i neroverdi di Guido Di Fabio, ha fermato 2 settimane fa il Campobasso, ma finora non ha mostrato un ruolino irresistibile, tutt'altro. Poi c'è tutta la questione riguardante i rinvii. All'11 novembre, ad esempio, Rietri, Porto Sant'Elpidio e Real Giulianova Cinzia Albalonga. La gara del Fadini non si disputa a causa della presenza di un positivo al Covid-19 fra le file dei laziali. Una settimana più tardi, invece, ci sarà il recupero di Aprilia Vastese, perché le condizioni di un tesserato biancorosso dopo i controlli effettuati in seguito ad un rialzo febbrile hanno dato esito positivo al tampone Covid-19. La società ha attivato immediatamente tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed ha informato la ASL territoriale Lanciano Vasto Chieti per attivare i passaggi necessari, con l'esecuzione di altri accertamenti e tamponi a giocatori e staff. L'attività sportiva degli aragonesi intanto è stata temporaneamente interrotta.
Salterà anche Pinetore Canatese, che sarà recuperata il 4 di novembre per le indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie a seguito della richiesta inoltrata dalla società biancazzurra. Ultimo rinvio, che non riguarda però le squadre abruzzesi, è quello tra Rieti e Atletico Porto Sant'Elpidio, a seguito del primo tampone effettuato ad un tesserato amaranto celeste nella giornata del 21 di ottobre. Nella giornata di giovedì poi è emerso anche un secondo calciatore positivo, ma asintomatico. Giornata dimezzata, come detto, e classifica che sarà inevitabilmente parziale. Infine gli arbitri. Atletico Terme Fiuggi Tolentino è affidato a Cristian Robilotta di Sala Consilina, Castelfidardo Castelnuovo Romano a Francesco Loiodice di Collegno, Città di Campobasso Matese a Leonardo Mastro Domenico di Policoro, Monte Giorgio San Nicolò Notaresco a Flavio Fantozzi di Civitavecchia e Olimpia Agnonese Vasto Girardi a Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. Servizio ora evidentemente del collega Alfredo Primante, finisce qui anche questa edizione del TG6, vi ricordo gli appuntamenti di domani con diretta stadio dalle ore 14.25 e con l'Abruzzo del pallone alle ore 19.30, invece il TG6 tornerà con la terza edizione più tardi alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.